Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, giovedì 20 gennaio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio! Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Bellissimo questo racconto in cui Gesù chiede ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Mi fa venire in mente certe persone, certe scene che capitano anche ai giorni nostri, dove, non certo nelle chiese, ma nei grandi concerti dove le persone si accalcano nel tentativo di avvicinarsi al cantante, e accade anche ai calciatori famosi che abbiano pronta una via di fuga, una macchina pronta e nascosta sul retro per andar via senza essere travolti dalle folle. Questo mi fa riflettere, mi fa piacere leggere anche il vostro punto di vista, se volete lasciare un commento qui sotto. E se fossero i cantanti, i profeti del nostro tempo, se fossero i calciatori, i profeti di oggi, sembra una cosa ridicola. Ma tuttavia dobbiamo ammettere che se le folle li seguono, forse c'è qualcosa di buono che loro riescono a dare. Non fermiamoci solo a criticare quello che non va. Cerchiamo di capire come mai le folle una volta seguivano Gesù, ma oggi non lo seguono più. Le persone accorrevano da Gesù per la fede, è vero, ma anche perché trovavano in lui una persona che parlava con franchezza, una persona che sapeva andare oltre il conformismo, una persona capace di ispirare, di offrire un modello di vita affascinante. Gesù aveva molte caratteristiche che ormai non siamo più capaci di trovare nel modo in cui noi esprimiamo la nostra fede. Forse anche per questo che molte persone guardano altrove. Ecco il mio pensiero di oggi. Noi spesso cerchiamo di trasmettere agli altri discorsi, pensieri, riti che vengono dal passato. E invece dovremmo cercare di dare alle persone quello di cui hanno veramente bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, dedichiamo le nostre preghiere ai fratelli e sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo.
Preghiamo anche per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao, abbi cura di te.